Arrivata la primavera, ieri sera al teatro Donna Fugata di Ragusa Ibla, celebrata nella musica di Vivaldi e Piazzolla, con il concerto di primavera Le otto stagioni. Con protagonisti il maestro concertista Francesco Manara, primo violino del teatro alla Scala di Milano, e con l'orchestra d'archi, da lui diretta in questa occasione, dell'Accademia Teatro alla Scala. Un intenso omaggio alla natura attraverso le immortali note delle quattro stagioni di Antonio Vivaldi e della rielaborazione compiuta da Astor Piazzolla ne Las Cuatro Estaciones Porteñas. Il movimento circolare delle quattro stagioni, un dialogo tra 700 e 900, tra due compositori separati nel tempo da due secoli e mezzo, riproposto nelle due ore di concerto che ha ammaliato gli spettatori più affezionati del teatro Donna Fugata. Il concerto si inserisce nella ricca attività artistica a cui sono chiamati i musicisti che compongono la più vasta orchestra dell'Accademia Teatro alla Scala, costituita complessivamente da 70 elementi provenienti da ogni parte d'Italia e da paesi diversi, rigorosamente under 30, con un'età media di 25 anni. Straordinario il curriculum di Manara, definito dalla famosa rivista The Strad come artista di notevole sincerità e profondità, pronto ad affrontare i più importanti palcoscenici del mondo. Nel gremito teatro Donna Fugata, il pubblico ha seguito con trasporto l'esecuzione appassionata dei musicisti e al momento del bis ha dimenticato l'amor patrio in favore del musicista argentino. Dopo la sognante Oblivion di Piazzolla, è stata la stessa orchestra a rendere giustizia al nostro compositore con il bis finale dall'Inverno di Vivaldi. Con questo spettacolo d'eccezione, diretto dalle sorelle Vicky e Costanza Di Quattro, grazie alla collaborazione con la prestigiosa Accademia diretta da Luisa Vinci, il teatro torna a farsi promotore sul territorio di una nuova occasione culturale dal respiro internazionale.